un contesto come quello attuale, dove soprattutto per le piccole aziende il credito diminuisce anno dopo anno, questo perché gli istituti tradizionali non riescono più a rispondere al bisogno effettivo di credito di piccole aziende, rivolgersi a piattaforme che mettono la tecnologia a servizio di questo tipo di clienti può essere fondamentale A per le aziende per ottenere effettivamente l'accesso al credito che invece difficilmente riescono ad ottenere in banca. B, per averlo in maniera sicuramente più moderna, più veloce e più comoda. L'esperienza che offrono piattaforme come le nostre è un'esperienza totalmente digitale, paperless, si accede tramite un portale, si apre un account, si allegano dei documenti e la richiesta viene evasa nel giro di poche ore. In questo modo le aziende hanno risposte in tempi brevi e quindi riescono a rispondere a bisogni di mercato nei tempi consoni e quindi senza diciamo, dilungamenti rispetto a quelli degli istituti bancari tradizionali. In aggiunta a questa esperienza che è totalmente digitale, chiaramente ci sono delle persone dietro, quindi a ogni cliente viene assegnato un consulente personale che segue poi il richiedente in tutte le fasi del processo di richiesta di credito. Per gli investitori, quella delle piattaforme di peer-to-peer lending diventa un'opportunità in più rispetto a un mercato dove, se non ci si vuole rivolgere al quotato, su prodotti abbastanza tradizionali i rendimenti sono molto scarsi, se non nulli, e quindi mi riferisco a conti deposito piuttosto che obbligazioni, eccetera. Chiaramente è un modo di investire innovativo, alternativo ed anche molto più coinvolgente, nel senso che anche per l'investitore l'esperienza è completamente digitale, sa sempre dove vanno a finire i propri soldini e investe soldi nell'economia reale. Questo chiaramente si può portare dietro dei rischi, come in qualsiasi investimento, rischi che vengono mitigati da piattaforme come le nostre, A con un grosso livello di selezione all'ingresso, quindi di aziende finanziate, B con un grosso livello di trasparenza, quindi il cliente sa effettivamente dove vanno a finire i soldi, i suoi soldi vengono diversificati in maniera molto frazionata su tanti prestiti e dopodiché c'è anche un livello di protezione ulteriore che viene applicato per proteggere il capitale degli investitori.